Amici di Medical Excellence, bentrovati, ultimo appuntamento settimanale con Prima Pagina Salute, bentrovata anche a te Michela. Un saluto Alessandro e un saluto a tutto il nostro comparto tecnico, perché veramente a loro dobbiamo dire grazie, perché riescono ogni volta a risolvere quelle che sono le problematiche, perché quando c'è in qualche modo... E non sono poche. No, non sono poche, infatti sono parecchie, perché può capitare tra vari collegamenti, grafiche complesse, di avere tante, tante problematiche, e loro riescono sempre a risolvere splendidamente, quindi un grazie va a loro. E quindi grazie, perché lavorano sempre a maniche rimboccate, non ci dicono mai di no, questo ecco, è importante, è vero. È la cosa più importante. Cominciamo la nostra trasmissione parlando dell'ISMET, perché proprio all'ISMET di Palermo è stata eseguita la prima gastroenteroanastomosi per via ecoendoscopica. La procedura, è difficile anche a dirsi, immaginate quanto è complicato questo intervento, la procedura è stata effettuata in un paziente con ostruzione neoplastica duodenale. La tecnica sperimentata negli Stati Uniti è stata eseguita per la prima volta in Europa dopo alcune modifiche tecniche che la rendono più sicura ed efficace. Questo tipo di intervento viene usualmente eseguito chirurgicamente per la via laparoscopica. Il rischio di complicanze è però molto alto, si parla del 20%, e i tempi di degenza post-operatori ancora elevati, superiori ai 20 giorni. La possibilità di eseguire sotto guida ecoendoscopica tale procedura cambia totalmente lo scenario clinico in questi pazienti con tumori avanzati non operabili, determinanti ostruzione gastrodenale. La tecnica consiste nell'ancoraggio diretto sotto guida ecoendoscopica e radiologica dello stomaco all'ansa intestinale a valle dell'ostruzione. Questo ancoraggio avviene mediante l'utilizzo di un dispositivo dedicato con rilascio di una speciale protesi metallica posizionata tra la parete gastrica e quella intestinale, con formazione di una anastomosi gastroenterica. Il paziente sottoposto a questa procedura ha potuto lasciare l'ospedale solo dopo 4 giorni all'intervento. Inoltre è stato in grado di muoversi subito dopo il risveglio dall'anestesia, di rialimentarsi già dopo 48 ore senza alcun problema. La procedura è stata eseguita dalla dottoressa Ilaria Tarantino e dal dottor Traina. L'impiego di tecniche innovative ecoendoscopiche in sostituzione della chirurgia, sottolinea la dottoressa Tarantino, è in linea con quello che è il moderno approccio terapeutico attraverso tecniche mini-invasive alla patologia digestiva. Ed è in tale direzione che lavora il team dell'ISMET, con lo sviluppo di interventi di ecoendoscopia interventistica che consentono il trattamento di patologie prima di esclusivo appannaggio chirurgico, come le necrosectomie endoscopiche in pazienti con sequele di pancreatiti severe, i drenaggi biliari nei casi non risolvibili con le tecniche endoscopiche tradizionali, e il drenaggio della colecisti in pazienti con colecisti acute ma ad elevato rischio operatorio. Cambiamo decisamente argomento, ve l'avevo annunciato nella puntata di ieri, parliamo di ansia, ansia da esami, cara Michela. Sì, che l'hanno avuta anche tu. L'hanno avuta tutti, credo, che prende un po', ecco, lo stomaco in qualche modo, fa venire il mal di testa, ecco, sono tanti sintomi, tante cose. Sicuramente ce l'avranno i ragazzi che a breve si sottoporranno all'esame di maturità, perché in questi giorni sono uscite le materie e quindi se ne è parlato tanto, ci hanno pensato, poi sì, ci ripenseranno tra giugno e luglio, ma in questo periodo ci hanno pensato, quindi se ci stanno ascoltando, se ci stanno guardando, è utile che seguano i consigli di Luca Mazzocchelli. Sentiamo. L'esame della maturità, quello della patente, quelli dell'università, quello di laurea. In fin dei conti, gli esami nella vita non finiscono mai. Sicuramente per affrontare al meglio queste situazioni tornano molto utili un buon metodo di studio e l'apprendimento di alcune tecniche di rilassamento. Su queste però non mi soffermerò specificatamente in questo video. Ecco allora i miei 4 punti cardinali per affrontare l'ansia da esame. Apprezza la tua ansia. È normale che le situazioni di esame ci mettano un po' di ansia addosso. Significa che ci teniamo al fatto che vadano bene. Un po' d'ansia, anzi, è garante del fatto che ci impegneremo al massimo e, se nella giusta quantità, ci è amica. Certo, troppa ansia diventa paralizzante. Pensaci differentemente. Se hai sentito da qualche parte il suggerimento non pensarci, sappi che secondo me è una strategia controproducente, per il semplice fatto che pensare di non pensare è già pensare. Piuttosto prova a pensarci, ma in modo diverso. Prenditi ad esempio 1 o 2 spazi di 30 minuti ciascuno durante la giornata, a un orario prestabilito, in cui concentrare tutte le tue preoccupazioni. Abituati quando arriva la preoccupazione durante la giornata a dire «ci penserò, ma stasera, nel mio spazio di 30 minuti prestabilito per tutti questi pensieri».
pensa ad altro. Non significa non pensarci, ma prova a distrarti. Il mio suggerimento è il gioco dell'alfabeto. Pensa a una certa categoria, che può essere musicisti, frutta, giocatori di calcio, attori famosi, quello che vuoi. E poi nomina in ordine alfabetico i nomi provenienti da quella categoria. Tipo ananas, banana, ciliegia, datteri. Il dattero è un frutto, vero? Questo esame non definisce chi sei. Tu non sei e non sarai mai il voto che ti verrà dato all'esame, che sia stato molto positivo o molto negativo. E te lo dice uno che ha passato metà della sua carriera scolastica rischiando di essere bocciato e l'altra metà invece prendendo il massimo dei voti. Gli esami non definiscono quanto tu sia talentuoso, brillante, intelligente o migliore o peggiore di altri. Questo esame non ti definisce e non ti definirà mai, perché solo tu puoi definire te stesso, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, con le scelte ed esperienze di vita che deciderai di fare. Se c'è soluzione, perché ti preoccupi? Se non c'è soluzione, perché ti preoccupi? Ancora news, ancora curiosità. Prima pagina salute, è il momento della nostra Michela con Medical News. Medical News di oggi è interamente dedicato al mal di testa. Quali sono i più comuni? Sicuramente l'emicrania, il mal di testa da tensione, le cefalee primarie come la cefalea a grappolo, le cefalee secondarie. Solitamente si tratta di un sintomo secondario, quindi causato da un altro problema talvolta pericoloso, ad esempio può essere causato da una lesione, una malattia, da altri problemi nel corpo, quali problemi alimentari, da stress, da sforzi eccessivi. Cerchiamo di distinguerli un po', il mal di testa per esempio da allergie. Spesso le allergie comportano mal di testa perché causano il blocco dei seni paranasali, la pressione nella testa. Generalmente sono accompagnate da altri sintomi, tra cui lacrimazione, prurito agli occhi, dolore che il più delle volte interessa tutta la testa e il viso. Manifestazioni di questo tipo sono comuni nelle allergie stagionali e il trattamento include farmaci antistaminici e cortisonici prescritti chiaramente dal medico. Ancora abbiamo il mal di testa da sinusite. Queste emicranie colpiscono generalmente la fronte, il contorno occhi e le guance. Solitamente peggiorano col trascorrere della giornata. Si possono risolvere con antibiotici o decongestionanti nasali. Se ne sei affetto molto frequentemente dovresti consultare il medico per assicurarti che non sia causato da una condizione interna come il setto deviato. Ancora mal di testa da ansia. Dolori su tutta la fronte in una formazione a fascia caratterizzato spesso da in periodi di stress e grande ansia. Per prevenirli il metodo migliore è la gestione dello stress. Ad esempio, quando la testa inizia a pulsare, respirare e meditare possono alleviare il dolore. Anche dormire sufficientemente aiuta a calmare questi malesseri. Ancora la cefalea a grappolo, che è particolarmente dolorosa e solitamente si concentra nel contorno occhi. Può causare la lacrimazione, congestione nasale, anche rossori al viso sono molto comuni. Si tratta di una forma di mal di testa più comune negli uomini e si manifesta in attacchi. La causa reale non è nota, anche se si ipotizza che sia di tipo genetico e che l'alcol e il fumo la possono aggravare. La terapia migliore consiste in qualche farmaco che può essere prescritto dal medico. Ancora mal di testa da astinenza da caffeina. Chi beve molto caffè può notare facilmente come la testa sia dolorante quando non lo si assume per un po' di tempo. Questo è un segno di astinenza da caffeina. Il migliore modo per fermare questi dolori consiste nel ridurre la quantità di caffeina ingerita. Nei casi più gravi potrebbe essere necessario eliminarla del tutto. Poi ancora l'emicrania. Chi soffre di emicrania ha di solito una storia familiare di emicranie. Il dolore che causa colpisce solitamente un lato della testa, è moderato o grave e può durare fino dalle 4 alle 72 ore. Si tratta generalmente anche questo con i farmaci. Ancora mal di testa da tensione. Questo tipo di mal di testa è molto comune ed è causato da tensione dei muscoli e del tessuto connettivo del collo e del cuoio capelluto. Altre cause includono stress fisico ed emotivo. Il dolore viene percepito a livello delle tempie, della parte posteriore della testa e lungo il collo e può variare da lieve a grave. Per alleviarlo si utilizzano farmaci come l'aspirina o altri antidolorifici che non necessitano la ricetta medica. Altri trattamenti invece includono il riposo e la gestione dello stress. Ancora il mal di testa causato dall'ATM, con la sigla ATM
si intende l'articolazione temporo-mandibolare. Solitamente è causato dal disallineamento della mascella che comporta uno sforzo. Il trattamento comprende il rilassamento dei muscoli e l'allineamento della mascella attraverso opportune correzioni. Ancora, il mal di testa dovuto a problemi digestivi. Questo mal di testa solitamente si presenta insieme al mal di stomaco ed è causato da ciò che si è ingerito. Il dolore interessa l'intera fronte, gli occhi e le tempie. Se si manifesta frequentemente, si consiglia di riconsiderare la propria dieta con l'aiuto di un nutrizionista e di diminuire il più possibile il consumo di alcol. Infine concludiamo con il mal di testa da artrite a cellule giganti. L'artrite a cellule giganti è un'infiammazione del rivestimento delle arterie che solitamente interessa le arterie a livello della testa, in particolare intorno alle tempie. Se non trattata può degenerare in perdita completa della vista e aumento del rischio di ictus. La terapia della condizione comprende l'utilizzo di farmaci e necessita sicuramente dell'intervento di un medico. E con questa ultima tipologia di mal di testa per oggi è tutto. E vi risulteranno certamente molto molto utili questi consigli che ci ha dato Michela sul mal di testa, perché di mal di testa ne soffriamo veramente tutti. Voglio trovare una persona che non ha mai avuto un mal di testa. È direi un miracolato. Credo che veramente chi più chi meno di mal di testa soffriamo tutti. Cambiamo argomento, ne abbiamo parlato tanto in questa settimana, adesso facciamo una sorta di riepilogo. Ritorniamo a parlare dello Smart Science che si è tenuto alla Torre Biologica Ferdinando Latteri di Catania. Tra l'altro possiamo anche dare la notizia, perché nella nottata dell'altro ieri è stato eletto nuovo rettore della facoltà di Catania, l'ex ormai preside della facoltà di medicina, Francesco Basile, a cui vanno le nostre congratulazioni e i nostri ovviamente migliori auguri. Tornando allo Smart Science, la nostra Michela ha preparato un po' un riepilogo di quello che è stato questo salone alla Torre Biologica, ce lo andiamo a vedere. La crescita delle start-up dal fundraising al mercato. Questo è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta nell'aula magna della Torre Biologica Ferdinando Latteri a Catania. L'incontro, promosso dal Centro Interdisciplinare per la Governance dello Sviluppo Territoriale e dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università di Catania, corrisponde alla tappa catanese del roadshow nazionale del Bio in Italy Investment Forum, ospite di Smart Science 2017, l'evento di promozione dell'ecosistema della ricerca scientifica in Sicilia, che attrae oltre 300 ricercatori da tutta la regione. Capacità di intercettare finanziamenti nella fase di crescita in periodi critici e finanziamenti privati e pubblici per ricerca e sviluppo. Questi i temi trattati. Ad aprire i lavori è stato il professore Massimo Gulisano, docente del Biomec e componente del Centro Interdisciplinare per la Governance dello Sviluppo Territoriale. 400 persone, oggi sono 30 speaker che presenteranno gli aspetti scientifici e in collaborazione con 24 aziende di biotecnologia che sono venute a illustrare quelle che sono le loro innovazioni dal punto di vista tecnologico. La cosa importante che stiamo vedendo è che la grande partecipazione dei ragazzi, studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, nonché ricercatori e docenti, in questa giornata che supera ampiamente quelle che erano le nostre maggiori aspettative. Coordinamento organizzativo è stato affidato alla Lolicato Group, già alla terza edizione di Smart Science. Possiamo veramente essere confortati non solo dalla quantità di pubblico, ma anche da quelle che sono state le relazioni scientifiche che si sono effettuate nelle due sale che ci ha dato a disposizione l'Università di Catania. È stato esattamente un momento di aggregazione scientifica tra le aziende sponsor che quest'anno hanno partecipato in maniera fattiva a questo grande evento e gli utilizzatori finali dei laboratori scientifici, non solo dell'Ateneo qui di Catania ma anche di tutta la Sicilia e anche dalla Calabria, che sono venuti esattamente ad ascoltare queste relazioni tecnico-scientifiche di alto livello. Questo ci conforta soprattutto perché noi siamo alla terza edizione di Smart Science e quindi per l'organizzazione della quarta edizione noi stiamo sicuramente provvedendo a sviluppare esattamente delle tematiche assolutamente migliorative e siamo certi che quello che è accaduto quest'anno si possa assolutamente protrarre anche il prossimo anno. Abbiamo ricevuto oltre 450 iscrizioni ufficiali a questo evento, abbiamo avuto 145 relatori, 60 moderatori e oltre 20 aziende espositive.
obiettrici. Questo grande successo chiaramente è stato dato soltanto da quello che è lo scopo e l'obiettivo di questo evento, cioè quello dell'aggregazione tra aziende e utilizzatori, e questo è il successo futuro per i prossimi anni. Siamo arrivati in conclusione di questo appuntamento con Prima Pagina Salute. Io so che Michela vuole ricordare qualcosa, anche perché siamo a fine settimana. Fine settimana. Stavo dicendo vuole raccontare qualcosa. No, non racconto nulla se non il nostro canale che è l'86 e vi ricordo che potete interagire con noi attraverso i nostri canali social o mandando una mail a redazione@medextv.it. Detto tutto, l'appuntamento è fissato ovviamente con la prossima puntata di Prima Pagina Salute. Non mi rimane che augurarvi buon proseguimento con i programmi di Medical Excellence TV.